Pochi mesi prima della scomparsa di Elvino, era andato in pensione Edmondo Nobili. Con lui si era allontanato un altro pilastro dell'azienda, storico e fedele compagno di viaggio di Walter Scavolini. Sono segnali del battere e levare del tempo, una metrica interna agli eventi che indica il passaggio di un'epoca. Walter Scavolini però non è solo. Ci sono i figli e i nipoti con lui, abbastanza grandi per decidere, ancora troppo giovani per smettere di imparare. Lui è un maestro, ma bisogna stargli accanto e osservarlo mentre si muove, intuire i suoi pensieri quando sembra irremovibile, quando all'improvviso decide di cambiare idea. Bisogna rubargli il mestiere. Ogni volta che un cliente si presenta a Montelabate e chiede di lui, Walter non manca mai. Lo riceve con i suoi modi attenti, accoglienti, sempre disposto ad ascoltare. Uno dei suoi tre orti è posto sopra l'azienda, in un posto che chiamano il lago, perché c'è uno specchio d'acqua per l'irrigazione. Spesso è lì che lavora la mattina e i dipendenti che scendono in macchina dalla discesa di Ginestreto vedono il presidente coltivare la terra. Poi lo osservano poco dopo mentre attraversa la fabbrica in bicicletta, ben rasato e pettinato, la cravatta annodata con cura. Il presidente è sempre in movimento, lascia dietro di sé una scia ad ogni passaggio, come l'aroma lieve di una presenza non solo fisica, che si espande e occupa gli spazi. Non ingombra, ma colma, riempie i vuoti.